Ieri in 120 si sono uniti a Raggi, Pulzetti e Ricler per festeggiare un Bologna ancora un po' incostante nei risultati, ma che sembra, con la cura Pioli, sulla via della guarigione. Inoltre la festa del club Under Over 14 raccoglie normalmente molti bimbi e dunque portano verso i giocatori quell'entusiasmo che magari manca agli adulti. E i giocatori si sono inseriti perfettamente nello spirito, indossando i grembiuli da cuoco per la distribuzione della torta, andando per i tavoli a fare fotografie e firmare autografi, ma pure a vendere i biglietti per l'immancabile lotteria diretta da Maurizio Cevenini, il cui ricavato è andato in beneficenza per diverse associazioni della realtà bolognese, come ci ha spiegato il presidente del club Marina. I giocatori sono stati carinissimi, disponibili con tutti i bambini, gli adulti, chiunque. Penso che meglio di così non poteva andare. È sempre più difficile fare un club dei bambini. Abbiamo visto molti genitori. I bambini fanno fatica di fare Bologna, o no? Sì, abbiamo qualche problemino, però forse col presidente Guaraldi può darsi che se si riesce a intavolare un discorso, fare qualche iniziativa, anche andare con i bambini a Casteldebole, più che anche fare il discorso delle scuole, possiamo provare. C'è chi ha detto che Guaraldi sarebbe disponibile a portare i bambini verso Bologna. Certamente la serata, soprattutto dai giocatori, è stata apprezzata. Voi siete stati molto carini con loro. A questo punto bisogna solo che loro, tutto quello che hanno mangiato stasera, se lo dimentichino e col Cesena giochino bene. Sì, speriamo che non faccia dei danni tutto quello che ha mangiato stasera. Il menù era bello ricco e abbondante come sempre, però direi che da qui andare a domenica lo smaltiscono. Mentre voi ovviamente unite sempre la bellezza di una festa alla beneficenza. Esatto, come sempre noi i nostri 1.000 euro all'anno di beneficenza alle varie associazioni, che può essere la Casa dei Risvegli, che può essere la Fondazione Galli. Abbiamo un bimbo adottato già da 15 anni indiano. E anche l'associazione del Piccolo Principe a Granarolo è una dentro, e adesso abbiamo anche un'associazione contro l'epilessia, cioè sono tutte associazioni che sono nel circondario di Bologna, quindi pensiamo di, a parte la Fondazione Galli, vabbè, che è un'amicizia che dura già da un po' di tempo, però direi che abbiamo puntato di andare verso quelli che sono vicini alla nostra casa, ecco. Non di fare quelle donazioni all'ANT, cose grosse che forse se la fanno già per conto loro.